Tottenham umilia l'Everton e si porta a meno 2 in classifica dal Manchester City, il 6-2 della banda di Mauricio Pochettino è un avviso ai naviganti della Premier League, con meno 6 rispetto al Liverpool campione d'inverno, anche gli Spurs vanno considerati in corsa per il titolo. I 5 punti di vantaggio sulla coppia Chelsea-Arsenal creano invece uno steccato importante rispetto al quarto posto. Gara shock. Il bello è che dopo un'occasione fallita da Kane all'11 apostrofo, è l'Everton a passare al 21esimo, con l'ex Arsenal Theo Walcott, l'attaccante finalizza alla perfezione un passaggio di Calvert-Lewin. Il Tottenham reagisce subito e ancora Kane alza la voce. L'1-1 matura al 27 apostrofo, dopo un pasticcio incredibile che chiama in causa il portiere Pickford e il difensore Zuma, i due si scontrano e sono, con un tiro a giro, pareggio. Al 35esimo, gli Spurs mettono la freccia, imparabile la stangata di El, 1-2. Al 42esimo, il Tris, il palo respinge la punizione di Trippier e Kane non perdono. In apertura di ripresa, con una spettacola botta in corsa, Eriksen cala il poker, 1-4. Sigurdsson illude il popolo Everton con la rete del 2-4, ma il Tottenham è in giornata da urlo e trova altri 2 gol. Son firma la quinta rete degli Spurs al 61esimo e al 74esimo, dopo una splendida azione avviata da un tocco di Davies e rifinita dall'assist di Son, che in, di destro, mette il sigillo sul 6-2. Mauricio Pochettino sorride largo, è il favorito numero per la panchina del Manchester United dal prossimo giugno, ma intanto si gode il terzo posto in Premier, la semifinale di Coppa di Lega e gli ottavi di Champions. Penso che Liverpool e Manchester City siano le squadre che si giocheranno il titolo, minimizza Pochettino. Noi ci teniamo il terzo posto, siamo felici e io, in particolare, ho festeggiato nel mondo migliore i 26 anni di matrimonio con mia moglie.